regionali 2020 in Campania. Si vota a settembre. A due mesi dalle elezioni, i cittadini di Torre del Greco non hanno ancora le idee chiare. Ma il dato che emerge dalle prime voci raccolte ai microfoni di TV City vede il governatore uscente Vincenzo De Luca favorito al momento rispetto agli altri due candidati alla presidenza, al centrodestra Stefano Caldoro e per il Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino. Lei lo sa che a settembre si andrà a votare per le regionali? Sì, lo so che si voterà, però il voto in Italia ormai già è consolidato. Noi votiamo per non dire niente, perché se do il consenso a un messaggio politico, a una filosofia politica, per quale motivo chi lo piglia ha il diritto di andarsene e trasformarla in un'altra? Perciò è inutile andare. Le maggioranze le costruiscono loro, non, quello che si promette non è norma, non è legge, possono non, anzi non lo applicano mai, quindi il fatto che io vada a votare ai fini di che cosa? Scusatemi un poco. Sa già chi voterà tra Caldoro, De Luca e Ciarambino? Spero, niente, se non cambiano le norme elettorali non voterò più. Perché è inutile, con il sistema attuale italiano è inutile andare a votare. Lei lo sa che a settembre ci sono le elezioni regionali, lei andrà a votare? Certo vado a votare, penso che è un nostro dovere votare. Il governatore De Luca non ha competitor? Ma io mi auguro che ce la faccia, perché tutto sommato ha retto bene su questa pandemia che abbiamo avuto, mi fa piacere, va bene? Quindi lei è orientato a rinnovare il suo voto a De Luca? Sì, io sì. Il governatore uscente De Luca non ha competitor per queste elezioni? Credo che diciamo, sicuramente ha una compagine, una struttura ben definita ed è forte, siamo sicuramente tutti quanti con lui. Lo sa che a settembre si andrà a votare per le elezioni regionali? Sì, lo so. Lei sa già chi voterà? Penso di saperlo, è tutto ancora un... I candidati alla Regione Campania sono alla presidenza De Luca, Caldoro e Ciarambino, secondo lei De Luca vincerà? Speriamo di sì, perché mi piace De Luca, devo dire la verità, poi vediamo. Ha gestito bene l'emergenza Covid? Abbastanza. Sa già chi voterà? Caldoro, De Luca, Ciarambino? Non lo so ancora, non ho ancora deciso. No, non vado a votare, non vado più a votare io. Perché? No, non credo più nella politica, sono 10 anni che non ci vado. E secondo lei il governatore uscente De Luca non ha competitor per queste elezioni? Non ho idea, non lo so, non la seguo proprio la politica, non è una cosa che mi interessa. Mi spiace. C'è totale disaffezione del cittadino alla politica. Esatto. E come non c'è da votare? Ho fatto sempre il mio dovere. È solo che purtroppo i politici non fanno i loro doveri. E qua siamo sempre a punto da capo. Noi per questo paese qua, le mascherine chi li porta, chi non li porta. E o tutto o niente, perché poi le mascherine bisogna portarle, perché c'è ancora tutto questo virus in giro che fa paura, e purtroppo e va così, poi il resto tiriamo a campare. Il governatore De Luca sarà nuovamente candidato, secondo lei ha buone possibilità di essere rieletto? Io penso di sì, perché qualcosa l'ha fatto, poi gli altri se sono superiori, quindi ognuno di loro ha la sua cucina. Lei voterà De Luca? Penso di sì, ho votato la volta scorsa, voterò anche questa volta. Sa che ci sono le elezioni? No. Evviva l'ignoranza, dai! De Luca, governatore uscente, sarà nuovamente candidato alla presidenza. Secondo lei non ha competitor? Vincerà sicuramente? Sicuramente, zio Vincenzo, vai, vincerà! Quindi lei voterà De Luca? Sì, è simpatico. No, ma poi mi piace come quello che dice, quello che fa, è a gente che non rispetta. Però ci vuole De Luca, vai, chi lancia fiamma, vai, zio!